Ragazzuoli, oggi è un video, c'è questo video molto importante, in quanto siamo qua per andare a vedere tutte le ultimate, fare una reaction a tutte le ultimate del nuovissimo gacha in arrivo, vi ricordo, il 22 novembre, di Beat the Slime, ragazzuoli, in Slime Isekai Memories, se non mi ricordo male il nome, perché all'inizio era diverso, all'inizio era Slime Demon King and Dragons, ok, quello quando fu annunciato, però comunque, siamo qua per andare a vedere insieme tutte le ultime, fare una breve reaction, quindi il tuo video durerà sui 10 minuti circa, e vedremo se forse anche qualcosa di dentro, perché comunque, sì, vi ricordo che c'è il video, ovviamente, del nostro stesso, sì, ragazzo che ci ha aiutato anche l'altra volta, quindi facciamo una reaction al suo video, vi ricordo che il video originale è in descrizione, se vi va andate a recuperarlo, video originale credito ovviamente a lui per questo video. Detto questo ragazzuoli, mi raccomando, un bel like, cerchiamo di arrivare a 300, di qui la vostra nei commenti, iscrivetevi, accendendo anche la campanellina per non perdere nessun altro video, vi ricordo che oggi il secondo video alle 4:30, 5, non mancate, forse alle 4:30, su Fate, le pure su Kama Summer e oggi live su Twitch alle 2:30, 45, mi raccomando, non mancate. Detto questo, buona visione! Bentornati oggi su YouTube, ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere insieme tutte le ultimate del nuovissimo gacha in arrivo di vita da Slime, ragazzi, Slime Isekai Memories, ovviamente ragazzuoli, ricordo anche qua nel scorso e precedente di Slime, che tra l'altro ho anche creato una playlist dedicata con tutti i video riguardanti Slime, andate sul canale Voice, per appunto si chiama Slime Isekai Memories, ci sono solamente 3 video, questo è il 4º video della category. Vi ricordo ragazzuoli che il video originale, trovate il link in descrizione, ovviamente il video, stiamo facendo una reaction come per lo scorso, link ovviamente crediti al ragazzo, al canale, link in descrizione ovviamente al video originale, mi raccomando andatelo a vedere, lasciate like e supportate assolutamente quel canale. Detto questo però siamo qua per fare questa reaction e vedere insieme tutte le ulti di ogni personaggio del nuovissimo gacha, ovviamente di ogni personaggio che troveremo all'interno del game, si suppone già dal day one, ok? Perché magari alcuni sono già un pochettino più avanti, no? Quindi comunque ci riguardiamo tutti. Partiamo ovviamente con il nostro Rimuru, boys. Questa tra l'altro è la schermata un po' come le affinità, stessa schermata che troviamo anche su altri giochi, ok? Praticamente questo viene dal box, ci sono tutti i personaggi, al lato, a destra, tutti i personaggi, voi cliccate e vi appare questa schermata con l'affinità e tutte le cose. Vi fa vedere un piccolo dialogo e poi partiamo ovviamente anche con le ulti di ognuno di loro. Per quanto mi riguarda, ragazzi, questo gioco ha un potenziale enorme. Potrebbe tranquillamente diventare il secondo gioco principale con un bellissimo 50-50 di importanza del canale, ok? Questa era ulti di Rimuru. Megiddo, ragazzi, è bellissima. Bellissima. Questa, per chi non lo sapesse, è la ulti di quando lui diventa Re Demone. Fotonica, bellissima per quanto mi riguarda, bellissima. Qua ovviamente c'è un'altra cosa, la ulti dello slime. Probabilmente sarà quella che abbiamo messo prima, adesso ovviamente il 5 stelle, questo non è il 5 stelle sicuro, questo è tipo il 4 al massimo. Qua troviamo subito Milim. Milim, ragazzi, che abbiamo già visto la ulti sul mio Instagram, di fatto da alcuni personaggi, mi sembra 6 circa, abbiamo già visto la ulti sul mio Instagram, trovate gli screen, e anche sul mio Twitter di 4 personaggi, quelli più importanti li abbiamo già visti, ok, Benimaru, Veldra, no, Veldra Drago no, abbiamo visto Rimuru, Milim, Shizu, Shion, Shuna e Benimaru, se non erro. Se non erro dovrebbe essere loro. Manca Ifrit, all'appello, mancano tanti personaggi. Guardiamoci la ultima, che dovrebbe essere il Dragon Burst, dovrebbe essere. No, questo è un altro tipo di ulti. Forse questa è un'altra Milim, non è la 5 stelle, probabilmente. Ecco Shizu. Comunque ci fa vedere tutti i personaggi. Questa cosa è assolutamente carina. Ecco qua ragazzuoli, Shizu, se non ricordo male il nome. Non so se però è questa, ok, quella la di, io la collego a Demon Slayer sta cosa, perché è bellissima, veramente bellissima. Ovviamente lei è questo tipo di ultime, che vi ricordo che ha Ifrit dentro di sé, ok, e che è lo spirito del fuoco, se non erro. Comunque ricordo, invito tutti a recuperare assolutamente Vita da Slime. Ieri è uscito il penultimo episodio della parte 2 della season 2 ed è veramente una figata. Vi faccio un piccolo spoiler permettendo, vabbè, bellissima stimolatura e mi dissocio allo stesso tempo. C'è un certo personaggio che fa la Kamehameha,
E a fine episodio ci sono i crediti a Dragon Ball. Vi dico questo e basta. È spettacolare. Ecco Vashuna, che tra l'altro ci gifteranno il vestito. Se arriviamo a 300.000 preregistere, ma ci dobbiamo arrivare tranquillamente perché siamo già oltre 200.000. Ok? Per quanto mi riguarda, ragazzi, queste animazioni sono fighissime, bellissime. Non so se superano Grand Cross, perché comunque si parla sempre di ulti della beta, ok? Bisogna vedere se poi effettivamente verranno migliorate. E come vedete qui, la prima era la 5 stelle, questa dovrebbe essere un'altra Shuna, penso la 4 stelle, ok? Ci fa vedere tutti i personaggi. Ecco qua Benimaru, quella di Benimaru è fighissima, quella di Benimaru è veramente spettacolare, ragazzi. Bella bella, bella bella. Che proviene se non erro dall'ultima season. È bellissima, bellissima. Questa proviene dall'ultima season. Chi ha visto l'ultima season in qualche episodio fa sa perché di questa ulti. Bellissima, bellissima. Questo è ovviamente il Benimaru, quello 4 stelle, sicuro, 3 stelle, bisogna vedere anche ovviamente. Molto carine, ragazzi, le ulti sono molto carine, molto carine. Questo ovviamente il gameplay, ripeto, iniziale mesi fa, anche questo video. E ricordo ancora, andate a recuperare il video originale perché è molto importante, assolutamente. Non è un attimino, skippando un attimino magari dei personaggi, andiamoci a vedere magari i personaggi sono doppia, sono SSR, per così dire, cioè no, 5 stelle, chiamiamoli 5 stelle, non SSR. Ecco qua, ragazzuoli, lui che non mi ricorderò mai nome, Suei, tipo, boh, non mi ricorderò mai nome suo, ragazzi. Carina la ulti, classica, abbiamo già visto anche questa. Fa pezzettini. Molto caldo l'effetto delle trinciare gli arti dell'avversario. Molto carina. Poi c'è Ranga. Questo dovrebbe essere tipo un fulmine, se non è Ranga. Se già Ranga, sì. All'inizio la chiamavo Vanga, però. Lasciamo perdere. Questa è la. L'ho collegato ora. Ecco perché c'è questa animazione. Quando pulli il personaggio ti dà l'animazione della ulti, ti dà. Di fatto nel video che abbiamo visto di qualche mese fa, ok? Nel video che risale qualche mese fa, quando hanno pullato Ranga 5 stelle, gli ha dato l'animazione della ulti. Ecco, figata, ok. Gopta, bellissimo. E sono curioso, ancora di più, di vedere Veldra. Veldra Drago, non so se c'è in questo video Veldra. Cioè, spero di sì, perché. Però mi sembra strano che non sia in cima Veldra. Insieme ai più importanti. Non c'è Veldra. Non c'è Veldra in questo video. Veldra Drago. Di fatto non c'erano anche su Instagram. Non ho messo lo skin di Veldra della ulti perché non c'è la ulti di Veldra attualmente. C'è Veldra Drago, il CPG. Che trovate nel mio post community. L'artwork, ok, di Veldra 5 stelle. L'abbiamo visto anche nello scorso episodio di questa serie di Slime Sky Memories. Nel banner è presente Veldra 5 stelle del drago, ma non c'è la ulti. Non hanno fatto ancora vedere la ulti. E nemmeno di Ifrit, perché ho visto, non c'è nemmeno Ifrit da questi. Quindi alcuni personaggi proprio mancano all'appello. Ok. E a quanto pare il video non è. Non ha al suo interno solo immagini di ulti dei 5 stelle, le ha di tutti i personaggi del gioco. Infatti il video si chiama All Character Ultimate. Quindi sì, contiene tutte le ulti del gioco, tutte, dalle 3 stelle ai 4 e 5. Che è molto carina come cosa, ci fa vedere, diciamo, la panoramica generale delle ulti, delle animazioni del gioco per quanto mi riguarda. Alcuni ovviamente non ve lo sto neanche a dire, saranno 3 stelle, altri saranno 4, i 5 stelle saranno i primi, quelli che abbiamo visto, Benimaru, Milim, Rimuru, Shion, Shuna, Shizu, questi qua sicuramente saranno i pochi 5 stelle che abbiamo visto in questo video, perché gli altri bene o male saranno tutti 3 o 4, ma poi si vede anche dalla ulti, si vince anche dalla ulti sicuro. Molto semplici, alcune sono molto semplici, basta vedere questa, cioè. Molto semplici, che poi anche nell'essere semplici sono comunque belle. Ad ogni modo, ditemi nei commenti cosa ne pensate, perché per quanto mi riguarda sono tutte ulti belle. Tutte ulti belle, anche lo scenario stesso dove puoi mettere l'affinità dei personaggi è veramente veramente caruccio. Sono fatte bene per quanto mi riguarda, sono fatte veramente bene. Sono fatte veramente bene, spero tra l'altro che sia bello anche il comparto storia del gioco. Spero che sia molto bello perché non vorrei che fosse una roba alla Dokkan Battle, ok? Guarda, questo è fantastico. Non vorrei che fosse una roba alla Dokkan Battle dove letteralmente non, la storia non ha logica. Cioè, stage della storia del gioco ma non ha logica. Vorrei che in questo caso, come con Grand Cross, che seguisse l'arco storico degli eventi. Quindi che ci fosse una storia che ripercorre l'anime in tutto e per tutto in modo identico, ok? Sarebbe veramente, veramente figo. Veramente figo.
Veramente figo. Anche se d'altro canto c'è da dire che Slime è molto più corto come anime rispetto a Nanatsu. Nanatsu comunque quando è uscito Grand Cross era già la terza season, no? E qui siamo a fine della seconda. Quindi a livello di contenuti sono successe tante cose. Però devono gestirsi bene il comparto storia, perché se no si finiscono tutti i contenuti subito. Cioè non devono fare come Grand Cross che fanno un update ogni 3 secondi, perché se no a livello della storia, un update al mese della storia finisce subito in un anno, se no. Devono stare molto attenti su questo. Qua c'è Dwargon, non so se è un 5 stelle, non lo so. Potrebbe essere un 4, visto l'artwork. Potrebbe essere un 4, un 4 stelle. Molto carina, tra l'altro, molto carina. Molto carina e semplice. Figo, ma gli effetti, ragazzi, sono bellissimi. Gli effetti sono veramente bellissimi. Veramente belli, cazzo. Veramente belli. Belli, belli, mi piacciono. Per ora questo video è totalmente approvato, cioè non il video, le animazioni stesse sono totalmente approvate. Questo dovrebbe essere 5 stelle pure di questo. Bella. Bella. I modelli 3D sono fatti bene. Cioè sono identici al gioco, all'anime. Identici. Veramente identici. Qua c'è Trainee. Carina anche lei. Dovrebbe essere un 5 stelle Trainee però se non erro. Trainee? Sì, Trainee, sì. Trinity, vabbè, lasciamo perdere. Molto semplice però, molto semplice. Ma c'è Tria, l'altra. Ci sta secondo me, ci sta assolutamente. Ci stanno tutte. Ovviamente le più belle sono quelle dei PG più importanti, no? Si parla di Shizu, si parla di Shion, Benimaru, Shuna, Millimane e Rimuru. Quelle più belle sono assolutamente quelle. Gli altri sono ovviamente PG secondari che probabilmente ancora non avevano neanche un 5 stelle version. Quindi figuriamoci totalmente. Questo sarà un 3 stelle del poco. Vista si può vincere anche dall'artwork, raga. Cioè, io non per dire, ma questo mi sembra palesemente un 3 stelle. Cioè, non mi sembra minimamente un PG. Cioè, con l'artwork figa come può essere un. Boh, una Milim? Come può essere una Milim? Ad esempio, cioè. Non lo so, perché secondo me ci incide molto anche il comparto effetti di luce nel PG stesso, non nell'artwork. Perché se vedete comunque questo, bene o male, c'è tutti gli effetti di luce. Se andiamo a vedere, a recuperare un Ranga, cioè vedete che ha l'effetto e tutti i fulmini. Cioè, secondo me questi dettagli sono quelli che contraddistinguono il PG 5 stelle da quello 3 stelle. Il 3 stelle è il PG statico, una posa statica, mentre il 5 stelle può essere un artwork figo con effetti di luce, fulmini, aure, cose così così. Potrebbe starci. Comunque, ragazzuoli, questa alla fine era il video. Spero che vi sia piaciuto. Sono tutte belle. Mancava tipo qualche un personaggio e basta. Mancava tipo Yuki. Vabbè, senza fare spoiler. Manca, lui vabbè, inutile. Vedete, c'è PG statico. Questo è palesemente in 3 stelle. Palesemente in 3 stelle. Anche se è carino. E poi questo. Lasciamo completamente perdere. E poi c'è l'ultimo, che mi sono dimenticato pure il nome di questo. Ci dovrebbe essere scritto Gelmud. Non mi ricordo. È quello dell'orco questo. Quello dell'orco. Qui ci sta. Comunque, ragazzuoli, dai, io direi che per questo video è tutto. Io ovviamente spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like. Ovviamente iscrivetevi qua sotto al centro e recuperate tutti gli altri video, ovviamente, qua a destra e a sinistra. Mi raccomando, assolutamente, ragazzuoli, conto su di voi. E ovviamente live oggi pomeriggio con il secondo video alle 4 e mezzo. Non mancate, detto questo, un bel like, campanellina, recuperate tutti gli altri video. E let's go, boys! E ci sono tutti, ragazzuoli. E oggi pomeriggio, ragazzuoli!